trabaccolara, il sughetto preferito dei pescatori. Preparate un trito con aglio, cipolla e prezzemolo. E lo fate soffriggere in una padella con l'olio. Fate soffriggere il trito a fiamma bassa. Dopo pochi minuti unite i pomodorini tagliati. Questo sughetto viene fatto con il pescato del giorno. Noi lo facciamo con i filetti di orata e pagello. A questo punto aggiungete i filetti di orata e il pagello. Alzate la fiamma e fate cuocere. Sfumate con il vino bianco. Aggiustate di sale. Alla fine un po' di peperoncino a piacere. Fate cuocere i paccheri in acqua salata. Unite un po' di acqua di cottura della pasta al sughetto. Unite la pasta cotta al condimento. Alla fine aggiungete il prezzemolo tritato. Thank you.
al pesce che avete sempre nel frigo e nel congelatore. La preparate in 10 minuti. Tagliamo mezza cipolla finemente. Mettiamo un po' di olio nella padella, la cipolla, i pomodorini. E un bel ciuffo di prezzemolo. Uniamo il merluzzo. Lo copriamo e facciamo cuocere circa 10-15 minuti. Aggiungiamo un po' di vino bianco e lasciamo evaporare alzando la fiamma. Aggiustiamo di sale. Di pepe. Merluzzo pronto da portare in tavola. Appena il merluzzo è cotto, lo sbricioliamo. Aggiungiamo le olive un cucchiaino di capperi e la passata di pomodoro. Facciamo cuocere il sugo circa 10 minuti, nel frattempo andiamo a buttare la pasta. Lo teniamo semi coperto. Saliamo al bollore l'acqua. Il sugo è pronto. Abbiamo scelto questo formato, i fusilli. La pasta è pronta e la uniamo al condimento.